tutti e oggi faremo i bigliettini di Natale super carini! Allora ragazzi, l'occorrente per fare i primi due bigliettini sono due cartoncini piegati a metà bianchi, poi un pennarello rosso e nero indelebile, poi della pittura marrone e infine un piattino di plastica per mettere dentro la pittura. Va bene ragazzi, ok, iniziamo a mettere la pittura nel piattino. Oh, ecco qua, è già cocciolato un po'. Ok, adesso iniziamo. Ok, adesso togliamo la pittura un po' di più. Ok, allora il primo, poi un altro. Ok, bello, adesso un altro qui. E aspetta, mettiamo un'altra po' di pittura e un altro qua. Ok, adesso mettiamo da parte questo qui, così si asciuga, tanto ci vorrà pochissimo tempo, e andiamo avanti con questo qui, che ne faremo un altro molto simile. Allora, va bene, adesso mi bagno sempre il dito e adesso facciamo così. Ok, aspetta, bagniamo un altro po', sennò. Ok, poi facciamo così. Che carino, adesso bagniamo ancora. Ok, adesso facciamo così. E infine così. Perfetto. Ok, adesso mettiamo da parte questo, così si asciuga, e prendiamo questo qui, che probabilmente sì, si è già asciugato. Ok, adesso possiamo iniziare con il nero. Facciamo questo. Adesso voi capirete, ah, ecco che cos'è. Ok, allora. Ok, guardate come sono carini. Questo qui è dove si stanno per dare i bacini, troppo carini, con scritto sempre Buon Natale. E invece questo qui stanno giocando, con sempre scritto Buon Natale, con i cuoricini, e si vogliono bene. Guardate come sono carini. E vabbè ragazzi, questi sono i primi due bigliettini, adesso andiamo avanti con i prossimi. Allora ragazzi, per fare il prossimo bigliettino c'è bisogno sempre di un cartoncino di carta bianca piegato a metà. Poi, tipo, io ho usato delle carte giapponesi, stile giapponesi, per farlo, però potete usare solo dei cartoncini colorati con delle belle fantasie. Poi, sempre un pennarello nero indelebile, un po' di colla, qualsiasi va bene, un paio di forbici, poi un bicchiere di vetro o una cosa rotonda, e infine del nastro colorato, molto bello, che va bene con questa cosa che stiamo per fare. E adesso vediamo un po'.
Ok ragazzi, ecco qui il terzo bigliettino che è venuto troppo bene. Guardate, è proprio semplice, con scritto auguri, veramente semplicissimo, troppo bello, eppure in 3D, ed è venuto straordinariamente bello. Allora ragazzi, per fare l'ultimo bigliettino c'è bisogno sempre di un cartoncino, però verde, piegato a metà, un pezzo di cartoncino con fantasia, carta gialla, un po' di colla qualsiasi e tre Kinder. Che buoni! Ragazzi, mi sono dimenticata di dirvi le forbici e adesso andiamo avanti. Allora ragazzi, ecco qui tutti quanti i bigliettini messi insieme e sono uno più bello dell'altro, sono veramente carinissimi, ho fatto un ottimo lavoro. E vabbè ragazzi, per favore, se vi è piaciuto questo video fate un bellissimo like e se volete iscrivetevi al mio canale. E adesso finalmente incominceremo con i saluti. Allora, ciao Claudia, ciao Azzurra, ciao Asia, ciao Sofia, ciao Eleonora, ciao Eliano, ciao Giulia, ciao Edira, ciao Matilde, ciao Mimidago, ciao Star One, ciao Alessia, ciao Mariana, ciao Sara, ciao Giovanna, ciao Gloria, ciao Veronica, ciao Davide, ciao Giorgia, ciao Giulia, ciao Gaia, ciao Flavia D'Ambrosio, ciao Desiree, ciao Vilan, ciao Erna, ciao Jessica, ciao Mati, ciao Harry Potter, ciao Andrea, ciao Sofì, ciao Luna, ciao Worldwide Handsome, ciao Grazia, ciao Ludovica, ciao Lisa, ciao Vito, ciao Valeria, ciao Pasquale e infine ciao Phil. Ciao ragazzi, alla prossima!